La rivoluzione ha allungato il passo, in pochi giorni ha fatto fuori un potere politico corrotto. Il ministro dell'interno di interim ucraino ha annunciato che è stato spiccato un mandato di cattura per Viktor Yanukovych, il presidente deposto, ora in fuga in Crimea. Yanukovych è accusato di strage di massa. Così deposto l'ex presidente della Repubblica, che ha dovuto abbandonare come un epigono del romeno Ceausescu la sua villa con le maniglie di oro zecchino, domani il Parlamento ucraino dovrebbe completare la formazione di un nuovo governo d'unità nazionale. Nel frattempo la leader della rivoluzione arancione del 2004, Yulia Timoshenko, arringa la folla. Non si candida a nulla, ma intanto riceve la telefonata della cancelliera tedesca Merkel che chiede a lei e a Putin stabilità. In mezzo ci sono però ancora i fantasmi del massacro di 100 persone nella guerra civile che si è registrata a Kiev nella scorsa settimana e dei 645 feriti. Tuttavia la preoccupazione russa è espressa nella lettura che il premier Medvedev fornisce della rivoluzione ucraina. Una minaccia, un complotto per minare gli interessi e la vita dei cittadini russi. Ora poi c'è il rischio di una drammatica frattura nel paese già diviso tra le regioni occidentali nazionaliste e filoeuropeiste e le regioni orientali più vicine alla Russia. In questo delicato scacchiere l'Unione Europea ha deciso oggi di rimandare la firma di un accordo con l'Ucraina, subordinando eventuali aiuti finanziari alla formazione di un nuovo governo e ad alcune riforme economiche. E di certo, fino ad oggi c'è che per risorgere l'Ucraina ha bisogno di 35 miliardi di dollari in 2 anni.